Camera portare in aula un provvedimento di un articolo solo. Le province sono abolite. Ci hanno già detto che sono tutti contrari, ma da 6 mesi non riusciamo a portarlo in aula perché fanno una specie di melina. Hanno ormai fatto le audizioni di tutto il mondo in commissione. Se per loro vanno avanti così altri 2 anni, noi stiamo conducendo un braccio di ferro con la Presidenza della Camera e dire vediamo quando avrete il coraggio di portarlo in aula e di votarci contro, ma poi lo spiegate agli italiani perché in un momento di crisi teniamo delle province che costano 14 miliardi di euro e non servono quasi a niente. Non dico che non servono a niente, se navigassimo nell'oro ci potremmo permettere anche le province, ma siamo in difficoltà e le province in un rapporto costi-benefici devono essere cancellate. E così i 2 milioni di altri costi e privilegi legati alla politica, perché voglio usare una metafora aziendale, dopodiché chiudo. Siamo in piena crisi, abbiamo sentito che quasi tutte le aziende hanno una contrazione degli ordini, lottano per non contrarre il personale perché sanno che poi far uscire dal mercato del lavoro le risorse umane significa impoverire l'azienda per il futuro quando riprenderà a lavorare. Però state tranquilli, c'è un'azienda che in Italia non conosce mai crisi, è la politica, con i suoi 400.000 stipendi, con un numero di auto blu di cui a oggi non è possibile fare il censimento perché nessuno qua quante sono. Ma non voglio fare solo demagogia, credetemi, dalla politica si può risparmiare tantissimo, ma andiamo poi a mettere il becco e forse il federalismo ci aiuterà sugli sprechi nei costi della sanità, sugli sprechi nell'ambito dell'università, della scuola, delle pubbliche amministrazioni. Dobbiamo recuperare il senso del denaro pubblico come un bene sacro a questo Paese. Finché non recupereremo questo valore, il Paese non ricomincerà mai a crescere.